Grazie per essere intervenuti a questo seminario Abitare e raccontare il territorio e non chiamatelo rischio del mestiere, sport, deontologia e comunicazione sociale. Quindi la comunicazione al centro, il seminario è rivolto ai giornalisti, pubblicisti e professionisti. Il seminario è organizzato dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, e dal giornale Radio Sociale, insieme all'Ordine dei giornalisti del Lazio che attribuisce un credito per la formazione e l'aggiornamento, quindi 6 crediti formativi per oggi. Di che cosa parleremo? Parleremo di una professione che si sta modificando nel corso del tempo e al centro abbiamo messo la parola territorio. Territorio e persone che lo abitano in quanto risorse preziose per la comunicazione sociale, ma anche per chi deve raccontare fatti di vita quotidiana, piccole e grandi storie di dignità e di rifiuto del conformismo, di educazione alla vita sociale e di ribellione alla marginalità. Viviamo in un periodo in cui le identità specifiche dei singoli media non esistono più, le radio sono un po' TV, le TV sono un po' internet e così via. Il territorio no, il territorio un'identità ce l'ha, il territorio sono le persone, appunto, e le loro storie. Come raccontarle, come abitare il territorio e strapparlo al degrado e alla solitudine, come attivare relazioni tra le persone e le organizzazioni sociali. Come illuminare le periferie. Se i media e i giornalisti raccontano il territorio, ritrovano l'identità, ma si assumono anche dei rischi. Più cose si conoscono, più complessi sono i loro collegamenti, più capacità e strumenti servono per comunicarli. Il rischio è dato da chi sbarra la strada e vuole impedirlo. I territori sono pieni anche di malintenzionati dagli spada di turno abituati a prendere a capocciate chi viola i loro reticoli di omertà e di paura, di mafia e di ricatti. Il giornalista deve saper distinguere, scegliersi le fonti credibili e separarle da quelle ambigue, non deve generalizzare, deve conoscere e cercare. Il territorio è diventato anche digitale, un'insidia in più, ma anche un'opportunità. Che succede quando il territorio da spazio fisico diventa spazio virtuale, cioè si smaterializza? Parleremo anche di questo nel corso del nostro seminario. C'è il rischio di perdersi e nessuno dica che questo problema non lo riguarda. Quello che gira sul web è responsabilità di tutti. Se non ci si apre, se non si offrono opportunità e strumenti professionali, giornalistici e deontologici a chi opera in rete. Mai come in questi tempi la comunicazione è un percorso circolare, non direttivo o a senso unico. Ascoltare e parlare, leggere e scrivere, essere fonti di notizie e utilizzarle è un diritto dovere di tutti. Nessuno può essere sul posto rispetto a chi c'è già. Questo è quello che ho sentito ripetere da Carlo Verna, presidente dell'Ordine dei giornalisti, in occasione della festa di Articolo 21 che si è tenuta pochi giorni fa, che ha eletto Paolo Borrometi, presidente. Paolo Borrometi, è stato invitato da noi a questo seminario, ma per sopraggiunti impegni non potrà essere con noi. E se il giornalista si sente meno accerchiato, meno isolato sul territorio, più libero di mettere insieme fonti credibili, ecco che la verità e la comunicazione sociale ne guadagnano. Che cos'è comunicazione sociale? Quella con meno mezzi economici, meno capace di asfissiare il giornalista con ricatti psicologici e di potere, meno compromessa da giochi politici, finanziari o editoriali. In 4 parole, più libera, più credibile. A qualcuno può apparire troppo semplicistico questo ragionamento, forse sì, ma vi sembra sbagliato? Né titoli a sensazione, né generalizzazioni, spazzatura, né imprecisioni, notizie né buone, né cattive né fasulle. Proviamo a ripartire da qui, dal territorio, per ritrovare identità e ruolo, verità e aderenza ai fatti, giornalisti e organizzazioni sociali che ne sono parte e lo abitano. Il sociale, le associazioni, come appunto la WISP e decine di migliaia di altre, il volontariato, sono la scorta mediatica del giornalista che vuole raccontare la verità. Il 2018 si apre con questo seminario e poi ne seguirà un altro che si svolgerà lunedì 15 gennaio, organizzato insieme alla Corsa di Miguel.
quindi giornale radio sociale, WISP Corsa di Michele, Ordine dei giornalisti del Lazio in collaborazione con l'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana. E inoltre la WISP proseguirà oggi pomeriggio, venerdì 12 gennaio e domani sabato 13 gennaio un proprio seminario, un approfondimento interno che ha questi tre obiettivi: conoscere e socializzare il regolamento nazionale di comunicazione, rafforzare la rete dei comunicatori WISP, quindi la redazione WISP sul territorio e nelle strutture di attività, rafforzata da una maggiore consapevolezza WISP sul tema della comunicazione e con l'obiettivo di individuare e far lavorare insieme, come in una vera e propria redazione, responsabili di comunicazione di ogni regionale WISP e di ogni struttura di attività. E il terzo punto è quello di approfondire le tematiche, i punti di forza ed eventuali cose da migliorare della piattaforma interna WISP e la presenza WISP nel web e attraverso i social network. Quali sono le caratteristiche di chi formerà, di chi già forma questa rete, questa redazione WISP? Mettersi nei panni degli altri è la prima. E un giornalista deve sempre domandarsi: chi mi legge, che cosa si aspettano gli altri da me? E quindi nel caso della WISP si aspettano il fare, ciascuno deve essere pronto a maneggiare tesi di cultura sportiva, storia, politica e anche di metodologia sportiva e soprattutto trasformare i tanti fatti di sport sociale per tutti in tante notizie. La seconda caratteristica che secondo me dovrebbe avere questa redazione nazionale WISP è che è una rete con modalità di funzionamento, codice e linguaggi condivisi, così come avviene in ogni redazione, ovvero in ogni testata che ha un editore di riferimento, in questo caso è la WISP. Fidarsi gli uni degli altri rispettando le altrui competenze ed essendo certi delle proprie, con spirito di servizio e colleganza gli uni con gli altri, rispettando tempi ed impegni, velocità e disponibilità. Ecco, queste due mi sembrano le caratteristiche da trasmettere nel seminario interno ai comunicatori, alla redazione WISP, perché la comunicazione è responsabilità di tutti all'interno di una grande organizzazione sociale che vuole farsi media e vuole usare criteri giornalistici se vuole pensare di arrivare ai media, al pubblico. Questo lavoro alcuni anni fa veniva ridotto al solo lavoro del cosiddetto ufficio stampa. Oggi non è più solo così, l'ufficio stampa è importante, sarebbe più corretto chiamarlo ufficio media, però allo stesso tempo nuovi canali e strumenti di comunicazione sono alla portata di tutti. Nel caso della WISP esistono canali di comunicazione propri che rappresentano la possibilità di produrre delle notizie, di produrre dei contenuti e di farli arrivare in maniera veloce e efficace agli interlocutori. Anche in questo caso la parola chiave dalla quale partire è proprio quella del territorio. Il territorio produce contenuti di comunicazione sociale, produce storie, produce anche una novità narrativa nell'ambito sportivo, che non è poi così scontata, bisogna saper cercare. E quindi, oltre all'ufficio stampa, oggi chi opera in rete nella redazione WISP, ad esempio, sa che può contare su una serie di strumenti autonomi dei quali l'editore è la singola organizzazione sociale, come il sito internet, la presenza sui social, la newsletter, in questo caso WISPress, testate giornalistiche cartacee come il Discobolo Nazionale, produzioni cartacee una tantum e produzioni di comunicazioni varie, dal Deplan al Manifesto ai materiali delle campagne. E questo è molto importante perché dà più poteri e quindi più responsabilità a chi si occupa di comunicazione e in particolare di comunicazione sociale, con lo slogan appunto di comunicare il sociale attraverso lo sport. Grazie a tutti, iniziamo con i vari interventi previsti questa mattina. Iniziamo con Maria Lepri, che rappresenta l'Ordine dei giornalisti del Lazio. Il saluto vorrei partire da molti anni fa, quando
Io cominciavo a fare la giornalista e la mia passione era la politica estera e mio padre mi regalò dei libri di Jacques Le Goff, uno storico francese che cominciò a interrogare gli storici e accusare gli storici di basarci solo sulle grandi date, sulle grandi battaglie, Waterloo più che il Trattato di Vienna, più che Austerlitz, più che Caporetto. Ma invece occuparsi anche delle piccole cose. Jacques Le Goff raccontava nei suoi libri come la gente basasse la propria vita solo sullo scampanellio sulle campane che suonavano la mattina e così regolava il suo tempo. E quindi questo tempo, diciamo, era un tempo storico fatto di piccole cose, di aprire i negozi, di chiuderli quando le campane smettevano di suonare, quando arrivava buio, si andava a dormire e ci si alzava la mattina all'alba. Cioè, questo fa la storia delle persone, del singolo, fa capire meglio la storia che non studiando solo la battaglia di Waterloo. Perché dico questo? Perché se non ci fossero i giornalisti che girassero per le strade, uscissero dalle redazioni e raccontassero quello che vedono, raccontassero la storia delle persone, intervistassero non diciamo le solite cose, intervistiamo il cittadino comune, no, vanno diciamo così una cosa un pochino più complicata e complessa, insomma non si va a fare le interviste girando sui saldi, come dire, pensando di intervistando tutta la gente che è davanti ai negozi di fare la storia del giornalismo, è qualcosa di più, è andare a cercare le storie e andare a cercare la verità delle storie. E qui entra in campo l'ordine, perché c'entra la deontologia nel racconto sociale, nel racconto dello sport? Perché sia lo sport sia il racconto del sociale va fatto seguendo la deontologia, ossia non farsi mai piegare alle strumentalizzazioni. Vi faccio un piccolo esempio: in questi giorni i giornalisti di cronaca sono impegnati nell'andare a cercare i rifiuti dovunque. Si parla solo di politica e monnezza, diciamo. Se il giornale. Una cosa sola dunque. Esatto. Se il giovane cronista non sa guardare dentro un cassonetto, non sa fare un buon giornalismo. Se non si accorge che magari certe volte i cassonetti sono vuoti e i sacchetti sono stati lasciati per strada da cittadini incivili, parlerà solo di Roma è invasa dai rifiuti. Poi io non mi voglio mettere su, appunto, non voglio giudicare né nella questione rifiuti, appunto, nella questione politica, però il dovere del cronista è non solo fotografare come ha fatto la Meloni, non è una giornalista, quindi lei fotografa il porcellino che sta tra i rifiuti di Roma. Diciamo, il compito del cronista è un pochino più complesso e riguarda anche proprio la deontologia del suo racconto sul sociale, anche sullo sport, voglio dire, non possiamo parlare solo di Tavecchio o solo di Messi o solo. E qui dallo sport faccio l'esempio anche di Israele, perché ho qui vicino il collega Paris che è passato dallo sport alla situazione israeliana. Se il collega non fosse, io l'ho visto con lo zainetto, diciamo, gli strumenti che ha adesso il giornalista televisivo, la società, cioè se noi parliamo solo di Netanyahu e Trump, cosa capiamo della società israeliana? Sappiamo che c'è libertà di stampa, c'è un giornale, per esempio, Haaretz, c'è la libertà di stampa in Israele, no? Abbastanza, c'è un giornale Haaretz che c'è della gente che la pensa diversamente da Netanyahu, c'è della gente che manifesta, per esempio non preoccupiamoci dei paesi dove si manifesta molto, preoccupiamoci di più dei paesi dove non si manifesta, per esempio, e qui magari penso all'Iran o alla Tunisia, già un paese dove si parla di manifestazioni e di proteste è già un paese dove c'è un pochino più di democrazia dove in un altro dove non si riesce a manifestare. E quindi ringrazio il collega Paris perché è sceso sulla strada e ci ha raccontato
quello che stava succedendo sulla questione dello spostamento della capitale, della decisione di Trump di spostare la capitale da Gerusalemme, ce lo ha fatto capire raccontandocelo dalla strada. E questo mi sembra è già un esempio di buon giornalismo che mi piace, di cui mi piace fare un esempio. E questo è il saluto, spero di non essere stata né lunga né troppo breve, il saluto dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Grazie, grazie a Maria Lepri. Prima di dare la parola al direttore della TGR RAI, Vincenzo Morgante, che ringrazio, prima parlavo di compagni di viaggio sulla comunicazione sociale e TGR RAI che abita il territorio in maniera assolutamente presente, capillare, è proprio l'esempio di quanto dicevo. Ma prima di dare la parola al direttore Morgante, Carlo Paris, sei stato chiamato in causa da Maria in quanto giornalista sportivo e in quanto uno dei colleghi dei quali parlavamo prima, che rischia ogni giorno facendo il suo lavoro. Buongiorno a tutti. Io ogni volta che partecipo ad incontri per i crediti dei giornalisti dico sempre una cosa, che non è tanto per dirla: sentirmi qui fisicamente mi sembra eccessivo, viene fatto soltanto per motivi logistici, per microfono e tutto, però dovrei essere lì, dovremmo essere lì, perché da qui raccontiamo e provo a raccontare delle esperienze che possono essere più o meno utili, senza dover essere considerato assolutamente una persona che giudica, un censore o un moralista nel nostro campo. Per cui essere chiamato a parlare di sport, e questo vorrei fare oggi, devo fare oggi, è per me ancora un onore, un forte onore. Non è un passato, anche molto recente, che rinnego, perché il giornalismo sportivo non ha niente a dover essere considerato minore rispetto al resto. Certo, oggi quando leggo nel titolo abitare e raccontare il territorio, mi è venuto subito da dire: oddio, devo parlare anche territori palestinesi, territori occupati, territori contesi. Anche lì la difficoltà delle parole e la paura di usare le parole in aree così delicate del mondo, e questo mi ha risvegliato cose che magari dopo 20-25 anni a parlare soltanto di sport però potevano essere addormentate e sopite. Se parliamo di sport, se parliamo della comunicazione sociale, beh, siamo in casa della WISP. Per me la WISP è stata per anni, e spero che lo sia ancora, una fonte inesauribile di storie. Io con la WISP ho potuto, e grazie alla WISP ho potuto raccontare le storie nei campi profughi palestinesi. Con la WISP abbiamo potuto raccontare, sempre da parte della RAI ovviamente, le storie che si nascondevano dietro ogni tenda della tendopoli e delle tendopoli dopo il terremoto in Emilia, e c'erano storie dietro ogni angolo. Poi io dopo un po' sono diventato anche direttore di Rai Sport e ho chiesto ai miei: avete libertà totale di raccontare storie, di andare a fare anche inchieste ovviamente, ma di raccontare storie, perché è la cosa più bella che ci sia. Però non ci illudiamo che sia una cosa facile. Allora io vedo due mondi di giornalismo, se posso semplificare molto. Un giornalismo che è più semplice, è più easy, ti porta più popolarità, che tu sia televisivo o di carta stampata, ti porta più vicino al potere, dunque a una gestione eventuale del potere, ti porta vicino a tutte queste cose, e con uno sforzo lavorativo abbastanza limitato, diciamoci la verità, nel riportare, più che raccontare, nel riportare cose. Poi c'è il giornalismo non soltanto di inchiesta, ma soprattutto quello di racconto, il racconto delle storie. Beh, quello è un giornalismo che, rischioso
è nei limiti estremi, rischioso per la propria vita, per la propria incolumità. Penso e spero che arriverà qui il collega Paolo Borrometi, che è un collega, così come purtroppo tanti altri, costretto a vivere sotto scorta per i suoi racconti, per quello che lui ha voluto raccontare. Ma senza arrivare a questi livelli, non è neanche eroismo. Probabilmente Paolo, ma magari qui c'è un collega amico come Vittorio Di Trapani del Lusigrai, mi potrà smentire o meno, è un eroe per caso, è un eroe soltanto perché, a differenza di tante altre persone, quelle cose le ha volute raccontare. Non so se lui in quel momento era cosciente di poter rischiare così tanto, ma comunque lo ha fatto. Questo è il giornalismo più difficile, ma senza arrivare a queste forme, il giornalismo del racconto è pesante da fare. È pesante da realizzare. Io parlo soprattutto televisivamente, ma sono giornate e giornate di ricerca delle storie, conoscenza dei personaggi da raccontare, sono giornate e giornate di montaggio, di riprese, oltre che di scrittura. È molto più pesante di una semplice apparizione televisiva o di un rendiconto su un giornale, un resoconto su un giornale, che invece è molto più semplice, al di là dei rischi che non ci fa correre, ma comunque è molto più easy. Recentemente ho conosciuto una ragazza giovanissima che si sta avvicinando adesso al mondo del giornalismo nel Veneto, e mi ha raccontato l'altro giorno che ha proposto al suo giornale una inchiesta sui passaggi a livello nella sua area, Campo San Piero. Adesso Beppe Giulietti, che è veneziano, perché ai veneziani non si può dire veneto, veneziano, saprà meglio di me qual è l'area attorno a Padova. Bene, questa persona ha proposto questa cosa, ma nessuno la voleva fare, nessuno si era messo nella testa di fare un'inchiesta sui passaggi a livello, perché l'inchiesta poi e il racconto significava andare passaggio a livello dopo passaggio a livello. Ci ha messo giornate, ci ha messo nottate a vedere quanta gente che aspettava, e sto raccontando una cosa semplice come quella dei passaggi a livello in piccoli centri urbani. Questo però significa che è fatica il racconto. Il racconto è una fortissima fatica. Io mi sto leggendo alcuni libri sulla scrittura, e ci sono grandi luminari, grandi professori universitari proprio di scrittura, che dicono: parlare di scrittura di getto, ho scritto un libro, non è mai successo ai grandi autori, e non avviene neanche ai grandi o ai piccoli giornalisti. È soltanto frutto di grandissimo lavoro, di grandissima ricerca. Anche scendere per strada, come dicevi tu, è fatica, perché per un giornalista televisivo basta mettersi dentro uno studio televisivo, ci si mette il croma, e cioè l'immagine bella che possa essere Gerusalemme o Roma o quello che sia alle spalle, ma rimani dentro uno studio. La gente non la vedi. Tanti anni fa un vecchio nostro maestro di giornalismo, Rino Icardi, a noi giornalisti sportivi ci diceva: quando voi andate nei campi di calcio e andate a raccontarmi una partita, la telecronaca di una partita, mi dovete far sentire il profumo del kebab se state facendo una telecronaca da Istanbul, oppure dei schnitzel o quello che sia se siete in Germania. Cioè, il profumo non lo puoi raccontare se stai chiuso dentro uno studio o se stai dentro una redazione. Per carità,
quel tipo di giornalismo oggi ha maggiori difficoltà anche economiche da parte delle aziende editoriali. Però non ci mettiamo anche il nostro freno, la nostra difficoltà, la nostra pigrizia. Per cui, parlando di sport, io da sempre ho sentito dentro di me una pesantezza, una monotonia, anche se mi ha dato popolarità, tante altre cose, raccontare soltanto, tu dicevi di Tavecchio, magari si parlasse di Tavecchio in tutte le sue sfaccettature, io parlo di quel 4-4-2, di quelle tecniche, di quei freddi resoconti calcistici, che servono anche quelli, per carità, perché una partita di calcio va raccontata perché è una partita di calcio, ma va raccontato anche quello che c'è dietro quella partita, che c'è dietro quella, per esempio io impazzirei oggi se fossi giornalista sportivo ad essere inviato in Corea per le prossime Olimpiadi. Già le Olimpiadi di loro sono una invernali, ovviamente, sono una ricchezza inaudita di storie, di possibilità, di stimoli. Poi con quello che sta accadendo e quello che potrebbe chissà veramente accadere tra le due Coree, grazie ai giochi olimpici, sarebbe ancora più bello da raccontare. Però questo io lo ripetevo spesso ai miei colleghi, lo ripeto ancora spesso ai miei colleghi, non c'è bisogno di andare a raccontare per quanto bello sia le Olimpiadi dei Mongoli o altre cose lontane, perché le storie meravigliose sono dietro ogni angolo anche del nostro paese, anche della nostra città, anche della nostra nel nostro paese, territorio, perché quelle storie, e qui abbiamo probabilmente, se ho capito bene, parlerà dopo di me Vincenzo Morgante, che è il direttore della più grande testata giornalistica forse europea, sicuramente così dicono, comunque la TGR, che raccoglie tutta questa serie di giornalisti, questo esercito di giornalisti RAI nelle varie regioni, e ci va a raccontare. Un mio rammarico è che l'azienda per la quale lavoro dedichi ancora troppo poco spazio a quei telegiornali per quei territori, perché sono un'immensa fonte. Però comunque l'importante è che già che esistano. Però la storia è dietro ogni angolo. So, e questo lo sappiamo tutti quanti noi, quanto sia difficile raccontare queste storie, quanto sia impegnativo, ma noi penso che tutti quanti noi abbiamo almeno cominciato questa professione. Io mi ricordo che quando la pensavo i primi tempi ancora confondevo giornalaio col giornalista. Ci piace, ma ci piace proprio perché per quel racconto che noi dovremmo dare. Sulla deontologia, perché è uno dei nomi, sport, deontologia, comunicazione sociale, anzi inverto un termine, comunicazione sociale, lo sport sociale e il racconto dello sport sociale non fa ascolti. Io sempre questo ho sentito dire, come delle balle gigantesche, non fa vendere copie. Non è vero, non è assolutamente vero. Adesso ci siamo e si stanno innamorando tutti personaggi di sport paralimpici, si stanno tutti quanti innamorando di una persona meravigliosa, piena di vita, di come per esempio Bebe Vio. Ce ne sono tanti, ma Bebe Vio c'era già qualche anno fa, e qualcuno diceva: ah, ma no, che porti Bebe Vio in prima su Rai 1 alla domenica sportiva di qua di là? Io da genitore, oltre che da giornalista,
vorrei che i miei figli e che la gente ascoltasse le storie di quelle persone, in modo che non ci ritroviamo poi, magari parlo sempre dei figli, ma dei figli che ti dicono ma no, quello è difficile, non voglio farlo, o è impegnativo e tutto. Il messaggio che ci mandano alcuni atleti e alcune cose, adesso io sono arrivato a parlare di quelli paralimpici, ma non soltanto quelli paralimpici, ma non possiamo raccontare soltanto le storie dei grandissimi campioni, tanto quelle si raccontano da sole, la gente li vuole vedere, qualsiasi cosa dicano, gli diamo importanze esagerate, ma la comunicazione sociale dello sport, e ripeto e voglio risottolineare ancora l'essere dentro casa oggi, se possiamo dire, della WISP, è anche quello. È anche quello. Per cui quello fa ascolti, non è una cosa per sfigati, ma se è per sfigati o per non sfigati dipende da noi, perché se io sono un giornalista incapace nello scrivere e nel raccontarlo, può diventare sfigato anche Messi se lo racconto male. Penso di aver abbondantemente superato il tempo che avevo a disposizione, però l'ultima cosa sulla deontologia, anche qui non mi ergo a nessuno, non sono assolutamente maestro docente di nulla per quanto riguarda la deontologia, però è un aspetto che spero che il nuovo corso dell'ordine dei giornalisti, che ha cambiato radicalmente la sua pelle oltre che i suoi uomini, ovviamente supportato dalla Federazione Nazionale della Stampa, ma da tutto il resto, dia ancor maggior rigore a quello che è l'aspetto deontologico, perché la nostra professione rischia pesantemente, già il cammino è quello. L'altro giorno leggevo che negli Stati Uniti, nella classifica dei valori delle grandi attività negli Stati Uniti, quello del giornalista è crollato letteralmente, come, non soltanto come credibilità, ma come tutto. Sempre meno gente non solo crede ai giornalisti, ma si vuole avvicinare al mondo dei giornalisti. Poi dopo lasciamo perdere l'aspetto televisivo. Mi sono dilungato troppo, vi ringrazio e passo la parola a Vivano. Grazie, grazie Carlo. Nel frattempo ci hanno raggiunto anche altri relatori, quindi chiedo a tutti un po' di rispettare i tempi. Abbiamo cominciato con un po' di ritardo, ma era dovuto un po' ai motivi dello sciopero e alle altre cose che vi ho detto. È arrivato Giovanni Lamanna e Beppe Giulietti, poi già qui c'è Vincenzo Manco, quindi ecco, se riusciamo a stare attorno al 10 minuti, un quarto d'ora, in modo che c'è anche spazio per le domande. Direttore Morgante, il TGR Rai, testata sicuramente più grande d'Europa, raccontare il territorio è molto difficile, come diceva Paris, ma è un po' la vostra missione. Sì, grazie. La testata giornalistica regionale è la testata che si occupa dell'informazione locale del servizio pubblico. Una testata articolata su 24 redazioni che si occupa sì della copertura informativa del territorio, ma di una copertura da realizzare appunto nell'ambito del servizio pubblico. Quindi significa una informazione che dovrebbe sempre e comunque essere realizzata nell'interesse dei cittadini. L'informazione locale, io stamattina prima di raggiungere qui il luogo del nostro seminario ho sentito al telefono Gianni Riotta, quando c'è il suo compleanno ci siamo sentiti, dopo che ho dovuto chiudere la telefonica, devo scappare perché devo andare ad un seminario a parlare ai colleghi dell'informazione locale. L'informazione del futuro. Perché Gianni mi dice questo? Perché voi sapete che lui si occupa molto di studi sul giornalismo e si sta occupando adesso di una iniziativa qui a Roma di carattere accademico scientifico. Cioè, secondo gli studi che abbiamo fatto, fra 20 anni ci
ci saranno due tipi di informazione forti che rimarranno sul mercato. L'informazione globale, concentrata soprattutto sui dati, e l'informazione locale. Voglio un po' sapere qual è la situazione del trasporto nel mondo, quali sono le ultime scoperte, come si accorceranno i tempi per raggiungere New York da Roma, ma voglio anche sapere come va la viabilità nel mio quartiere, voglio anche sapere se il sindaco si è deciso a istituire una fermata del bus all'angolo della via principale sotto casa. Quindi un'informazione che ha una sua rilevanza, una sua importanza, una sua centralità, quella che noi definiamo l'informazione di prossimità, è quella che appunto viene chiamato insieme il GLOCAL, la grande informazione, sapere che cosa, qual è l'ultima uscita di Trump, sapere qual è l'ultimo accordo politico, economico, imprenditoriale di Putin, ma vogliamo anche sapere quali sono le decisioni che sono state prese su Spelacchio o sul centro di accoglienza di Lampedusa e quant'altro. Questa informazione di prossimità dovrebbe dare l'idea, almeno per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo, di poter avere la telecamera dietro l'uscio di casa, di poter consolidare l'identità di una comunità, di poter spingere il senso di appartenenza ad una comunità. Il che significa realizzare, ed entriamo nel merito del seminario di oggi, quella che appunto definiamo l'informazione, la comunicazione sociale. Che significa comunicazione sociale? Una società è composta da uomini e donne, è composta da cittadini. Se noi ci occupiamo di informazione sociale, stiamo secondo me adempiendo appieno alla missione di servizio che un giornalista, al di là della retorica, è chiamato ad esercitare. Concretamente questo come avviene? Lo ha già accennato Carlo Paris egregiamente. Attraverso soprattutto l'analisi dei dati, dei fenomeni, dei grandi fenomeni, in una declinazione, diciamo, antropologica, cioè partendo dalla vita, dalla storia, dalla quotidianità delle persone. Il tema dell'immigrazione. Io prima di avere il ruolo che adesso sto occupando, ho guidato per 10 anni la redazione siciliana, nel periodo pieno degli sbarchi su Lampedusa. È una cosa che già ho detto in altre occasioni. Dopo, come dire, i primi mesi, il tipo di informazione che veniva resa era una informazione di natura quasi esclusivamente contabile. Oggi sono sbarcati 500 extracomunitari e sono stati avvistati 2 barconi a 50 miglia a sud di Lampedusa, ed era sempre una contabilità. Quando un giorno, una domenica a pranzo, ero a casa, uno dei miei figlioli mi richiamò dicendo: ma non ne possiamo più di questa informazione, ma a noi che ci interessa che tutta sta gente sta continuando ad arrivare? Lì mi resi conto che, come dire, c'era da parte nostra appunto un avvicinamento al tema e un modo di occuparci del tema che aveva quel tipo, ormai aveva preso quel tipo di taglio. L'indomani una riunione di redazione determinò, come dire, una svolta da parte nostra, ricordando a tutti che dietro quei numeri non c'erano delle matricole di barconi, ma c'erano la storia, la vita, il sangue, la morte, la speranza, la delusione, l'angoscia di persone in carne ed ossa. Sia quanti uomini e donne cercavano, come dire, un futuro migliore, una speranza, e intravedevano in quella circostanza su Lampedusa, sulla Sicilia, la porta di accesso verso un futuro migliore, verso l'Europa, ma anche quanti
mogli, madri, fratelli, figli, figlie, rimanevano nei luoghi da cui questi disgraziati erano partiti. Raccontare la storia, la vita, l'angoscia delle singole persone. Maria parlava all'inizio dei saldi, dell'approccio, diciamo, come si raccontano i saldi. È vero, se tu ti limiti a prendere una telecamera, esci, insomma, un servizio che si realizza in 10 minuti, troverai il primo negozio, magari quello più frequentato, sotto la redazione, metti lì il microfono e hai realizzato un servizio. Lo sciopero, gli scioperi, quanta cronaca sindacale. Ma tranne che per eventi importantissimi e unici. Ma se tu devi raccontare una vicenda che va avanti da anni, penso per esempio alla chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. Ma noi che siamo pure, come dire, professionisti, addetti ai lavori, ma dopo il 10º-15º servizio, ma che livello di attenzione eserciteremo su quell'argomento? Saremo stancati. Allora, torniamo ai saldi e concentriamoci sullo sciopero. L'indicazione che i maestri ci hanno dato è: sì, tu racconti i termini della vicenda, del conflitto sindacale, però una decisione in termini di cassa integrazione, di licenziamento, di trasferimento coatto, che impatto ha sulla vita dei protagonisti? Allora, dottore lo sa, chiedo ai miei colleghi frequentemente: sì, mi dovete raccontare la manifestazione, diamo voce ai sindacalisti, è giusto, abbiamo contezza dei termini, raccontiamo anche la voce dell'azienda, però poi possiamo individuare tra quelle persone che protestano, che manifestano, uno e gli chiediamo un appuntamento a casa e ci facciamo raccontare da lui, dalla moglie, se possibile dai figli, nel rispetto delle regole deontologiche, che cosa significa concretamente nella vita di una persona avere l'angoscia che fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi o comunque in una data ancora non determinata ti arriverà la lettera di licenziamento. Oppure che cosa significa avere una casa in affitto in un quartiere romano, in un quartiere di Milano e sapere che nel giro di 15 giorni dovrai lasciare moglie, figli e quant'altro e trasferirti in un'altra città più o meno grande, con lo stesso stipendio, con minore salvaguardia, con minor rispetto dei tuoi diritti. Allora quella, secondo me, è l'informazione sociale, è l'informazione che desta l'attenzione di chi guarda e in qualche modo, spero, possa alimentare una pressione collettiva che porti a non dare una solidarietà di maniera, ma a tentare di fare qualcosa nel rispetto di quella persona che oggi sarà appunto l'operaio di Termini Imerese, domani il collega di Sky, dopodomani potrebbe essere ciascuno di noi. E Carlo parlava della declinazione sociale dello sport. Insieme abbiamo messo in piedi una iniziativa editoriale che purtroppo non ha avuto un seguito, Carlo se lo ricorderà. L'informazione della TGR si occupa moltissimo di sport, è uno dei temi, come dire, in testa alla graduatoria, grazie, alla graduatoria degli argomenti che noi affrontiamo. E non ci occupiamo soltanto, chiamiamoli, degli sport maggiori, so che insieme agli addetti ai lavori queste cose non sono sport, ma insomma, il grande calcio, l'automobilismo, ma ci occupiamo di quelli che forse impropriamente vengono definiti gli sport minori. Ora immaginate, non immaginate, voi lo sapete, quindi converrete con me, la ricchezza, non solo in termini, come dire, di dimensioni, dello sport declinato a livello territoriale. Che cosa, diciamo, tutti gli sport, quante storie. Allora con Carlo ci siamo messi a lavorare e abbiamo dato vita a una rubrica, Rai Sport Regione, che non raccontava gli aspetti, chiamiamoli, agonistici o competitivi o legati alle prestazioni, ma raccontava il dietro e il davanti di queste storie, e cioè un professore di educazione fisica in pensione di un piccolo centro che continua gratuitamente ad occuparsi anche fuori dell'orario della scuola
di poter offrire opportunità di attività sportiva a dei ragazzi di quel piccolo paese, di una regione del sud, dove impianti sportivi non ce n'erano, dove il preside, diciamo, tentennava a trovare la, come dire, ad assumersi la responsabilità di tenere aperto l'impianto della scuola anche oltre gli orari in assenza del personale, e che questo professore diceva: no, me ne faccio carico, io lo faccio per il bene della mia comunità. Pensate alle attività degli oratori, dei centri sportivi. Ecco, abbiamo cercato di andare a scovare la possibilità di raccontare lo sport in una forma diversa, con questa prospettiva, dire, sociale di servizio. La soddisfazione qual è? Non solo quella di poter adempiere il proprio dovere di giornalisti, quindi di rendere un servizio, ma anche di avere in alcuni casi ricevuto delle email in cui da un'altra parte del paese, dell'Italia, qualcuno che aveva visto quel servizio si era sentito, come dire, spronato ad una emulazione virtuosa, e quindi dice: ma è una cosa, allora possiamo, mi mettete in contatto, mi fate dire che cosa si è fatto. Ecco, questo, vi ho fatto l'esempio del professore di educazione fisica in pensione, ma allargatolo a tutto ciò che sapete e potete immaginare. Ecco, come dire, un altro esempio di una informazione sociale, di un'informazione di servizio. L'ultimo aspetto che vorrei toccare è quello, si è stato più volte citato l'amico e collega Paolo Borrometti, una delle qualità che si richiede anche all'operatore dell'informazione locale, dell'informazione di prossimità, è quella del coraggio. Per fronteggiare cosa? Nella migliore delle ipotesi, le tirate di giacca. Nella peggiore delle ipotesi, minacce e intimidazioni. Allora, qui stiamo parlando di una responsabilità individuale del giornalista, che è chiamato a rispondere alla propria coscienza, alla propria professionalità, alla propria dignità. Voi immaginate il corrispondente di una televisione, di un giornale online, sul web, che esce dalla redazione. Se esci da una redazione di Roma, insomma, sei un grandissimo personaggio, è difficile che qualcuno ti venga a chiedere conto e ragione. Avviene anche questo, ovviamente. Però immaginate uscire appunto per le strade di Ostia, per le strade di Corleone, o dove al nord l'andrangheta ormai è sempre più forte, e questo mi riferisco a temi di criminalità organizzata. Ma pensate anche, sempre in un piccolo centro, che voi uscite dalla redazione e incontrate l'assessore che appena 3 minuti prima avete pesantemente criticato su una scelta che non avete condiviso. Ecco, come dire, in quel caso questa dote del coraggio è una dote che serve necessariamente. Però quando vi dicevo, diciamo, questa responsabilità, io penso che il discorso può essere allargato almeno 3 volte. Una prima volta rispetto alla testata di appartenenza, una seconda volta rispetto alla categoria di appartenenza e una terza volta rispetto alla comunità di appartenenza. Rispetto alla testata, non c'è dubbio che il giornalista che è sottoposto a ingerenze, chiamiamole indebite, debba essere sostenuto e incoraggiato. La sua testata, il suo direttore devono essere punto di riferimento, devono essere ispirazione, devono essere elemento di sostegno per dare spazio e respiro ad un'opera di informazione libera, puntuale ed appassionata. Un giornalista indipendente che si trovasse in una redazione diversamente orientata sul versante, come dire, dei valori deontologici e della libertà, o comunque soggetto ad una direzione meno autorevole, e sto usando ovviamente degli eufemismi, incontrerebbe ovviamente serie difficoltà e gravi conseguenze. Per esempio, potrebbe essere estromesso, emarginato o posto in condizioni lavorative e quindi anche personali non sostenibili.
Rispetto alla categoria di appartenenza, il collega che si trovasse in una posizione problematica come conseguenza di un'attività informativa di denuncia e di inchiesta dovrebbe poter contare almeno su due fattori: un pronto e incondizionato sostegno dell'ordine, del sindacato e degli altri organi che organizzano e regolano la sua professione, e una rete di affiancamento e compartecipazione costituita da colleghi capaci di indirizzare articoli e servizi sulle stesse zone d'ombra e sulle stesse aree sensibili che sono state evidenziate dal collega in difficoltà. Si usa sempre più spesso, è stata ricordata anche oggi, l'espressione scorta mediatica per indicare proprio la nascita di un fronte comune che sottragga un collega o chiunque abbia la forza, il coraggio e la determinazione di denunciare qualcosa al rischio dell'isolamento. E infine, rispetto alla comunità di appartenenza, è quasi superfluo dire che il giornalista coraggioso dovrebbe sentire quantomeno, ci tengo a sottolineare, quantomeno la non indifferenza sia dei cittadini sia delle istituzioni locali. Naturalmente, se dalla non indifferenza si passasse all'appoggio e alla solidarietà concreta sarebbe meglio, purché non ci si limitasse alla sola retorica delle buone intenzioni, ma si attivassero appunto iniziative tangibili. Grazie. Grazie direttore Morgante.